Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare un buonissimo tiramisù panna Nesquik. Servono davvero pochissimi ingredienti, la ricetta è facilissima e il vostro tiramisù super goloso. Vediamo subito di cosa avete bisogno per realizzare il tiramisù panna Nesquik. 300 g di biscotti savoiardi, latte, 350 ml di panna da montare e infine il Nesquik. Prendete una ciotola, versate 350 ml di panna da montare. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Vi ricordo che la panna deve essere fredda da frigo. Adesso setacciate nella vostra ciotola 3 cucchiai di Nesquik. Quindi vado a mettere 3 cucchiai. 3 cucchiai abbondanti. E vado a setacciare sopra la mia panna. Con una spatola destra amalgamate bene il tutto con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Mi raccomando, movimenti, dovete piano piano realizzare questi movimenti, se no la vostra panna si smonta. Se volete potete seguirmi nella mia pagina Facebook Ricette Golose di Cartisia. Mettete il mi piace così riceverete tutti gli aggiornamenti delle mie ricette. Adesso mettete altri 3 cucchiai di Nesquik. Credetemi, questo tiramisù è davvero super goloso. È una variante al mascarpone, però è davvero buonissimo. E anche questa volta vado ad amalgamare bene la panna con il mio Nesquik. Ultimi 2 cucchiai di Nesquik. E 2. La mia panna adesso è pronta. Adesso prendete un contenitore in ceramica, il classico contenitore che si utilizza per il tiramisù, contenitore rettangolare. Poi prendete un piatto e versate un po' di latte. Inzuppate i vostri biscotti savoiardi nel latte e create il primo strato del vostro tiramisù. Dopo aver creato il primo strato con i biscotti di tiramisù, vado a stendere la panna su tutti i miei biscotti. Dopodiché stendete il Nesquik sopra la panna. Adesso dovete creare un altro strato con i biscotti savoiardi inzuppandoli nel latte. E anche questa volta vado a stendere la panna e il Nesquik su tutto il mio tiramisù. Un velo di Nesquik su tutto il mio tiramisù. E voilà, il mio tiramisù panna e Nesquik è pronto. Credetemi, è una vera delizia. Buonissimo. Io ho creato solo 2 strati con i biscotti savoiardi panna e Nesquik. Se voi volete, potete creare anche 3 strati di biscotti e quindi rendere il vostro tiramisù ancora più alto. Credetemi, è una vera e propria torta, un tiramisù davvero super goloso. Si sa, le torte con le panna è super golosa, buonissima. Mi raccomando, conservate in frigo il vostro tiramisù prima di servirlo per almeno 4-5 ore, anzi più sta in frigo e più diventa buono. Questa è la panna che è rimasta, che serviva per creare il terzo strato del vostro tiramisù.
Però ovviamente non si butta niente perché si può mangiare al cucchiaio oppure possiamo creare dei buonissimi tartufini panna e Nesquik. Quindi tartufini al tiramisù panna e Nesquik, che sono dei veri e propri pasticcini. Prendete un piatto, prendete 8 biscotti savoiardi e li dovete sbriciolare grossolanamente con le mani. Ho sbriciolato così i miei biscotti savoiardi. E adesso li mettiamo nella ciotola con la panna. Amalgamate bene la vostra panna con i biscotti. Adesso prendete 6 wafer alla vaniglia e sbriciolate anche questi grossolanamente con le vostre mani. Versate il contenuto nella vostra ciotola. Amalgamate bene con la vostra spatola. Adesso versate 2 cucchiai di farina di cocco. Amalgamate bene il tutto. La farina di cocco, oltre a rendere più buono il vostro dolce, il vostro tartufino, asciugherà il vostro impasto e quindi potremo creare così le nostre palline golose, i nostri tartufini, pasticcini. Ultimi 2 cucchiai di farina di cocco. Amalgamate bene il tutto con la vostra spatola. Sul mio canale troverete tante ricette di pasticcini in crema di pistacchio, tartufini Nutella, tartufini tiramisù. Credetemi, sono tutti buonissimi perché ovviamente prima di pubblicare un video io testo i miei dolci e sono davvero super golosi. Mi raccomando, provateli e fatemi sapere cosa ne pensate. Quando l'impasto, come vedete, aggiunge questa consistenza, è pronto per creare i nostri golosissimi tartufini. Per prima cosa preparate tutti i vostri pirottini. Poi prendete una ciotolina e versate un po' di zucchero a velo. Adesso siamo pronti per creare i nostri golosissimi tartufini. Dovete creare i vostri tartufini con questo movimento, quindi schiacciate e questo vi aiuterà a compattare meglio i vostri tartufini. Dopodiché rotolate il vostro tartufino super goloso nello zucchero a velo. E voilà, la nostra prima delizia è pronta. Basta davvero poco per creare dei dolci super golosi. Questi sono ottimi per le feste di compleanno, i buffet, ma anche per una serata tra amici. E la cosa più bella è che l'avete creata voi con le vostre mani. E fate così per tutti gli altri tartufini. E voilà, anche i nostri tartufini super golosi sono pronti. Credetemi, anche questi sono una vera delizia perché, come vedete, sono creati con tutti gli ingredienti buonissimi, quindi il gusto è garantito, credetemi. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale perché ci sono davvero tante video ricette super golose. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia!